L'intelligenza artificiale antropocentrica è proprio il cuore di quella che è la visione europea di intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, e vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare quelle che sono le capacità cognitive dell'essere umano, quindi mai per sostituire l'essere umano, ma per aiutarlo a vivere meglio, a lavorare meglio e a svolgere meglio i compiti che svolge nella quotidianità, sia nella vita personale che nel lavoro. Io credo che l'intelligenza artificiale sia una delle, diciamo, delle tecnologie che oggi possono veramente trasformare il modo in cui viviamo, lavoriamo, ci spostiamo e impariamo. E oggi io credo che ci siano tantissimi benefici per l'intelligenza artificiale e ci sono anche dei rischi. Il rischio principale credo che sia quello di far sì che non tutti possano beneficiare delle grandissime opportunità che sono offerte da queste tecnologie. Quindi bisogna assolutamente portarla a tutti, far sì che tutti siano in grado di utilizzarla in modo consapevole, che imparino a utilizzare queste tecnologie, capiscano come funzionino, capiscano quelli che sono i rischi e come gestirli e quindi proprio come utilizzarla in modo sicuro, in modo responsabile e in modo consapevole. Quindi la cosa più importante è proprio l'educazione e la formazione. Noi dobbiamo portarlo assolutamente nelle scuole l'intelligenza artificiale, sia come materia di studio ma anche come strumento per studiare. E poi chiaramente dobbiamo far sì che invece anche i cittadini imparino a utilizzare queste tecnologie, perché se noi pensiamo a una società del futuro che sarà assolutamente permeata da queste tecnologie, in particolare dall'intelligenza artificiale, tutti i cittadini dovranno essere in grado di utilizzarle per poter partecipare attivamente a quella che è proprio la società digitale, diciamo, del futuro.